albero è crollato sulla passerella d'ingresso della scuola materna 2 giugno a Piacenza, poco dopo le 7 di questa mattina. Se fosse accaduto pochi minuti più tardi, ci sarebbero sicuramente trovati insegnanti, bambini e genitori. Tra pochi giorni sarà percorribile il primo tratto della tangenziale tra San Polo e San Giorgio, che toglierà il traffico nel centro della frazione. Dopo la posa della segnaletica sarà necessario il collaudo. Il tratto verrà aperto con ogni probabilità entro ottobre. Nuove telecamere di videosorveglianza saranno installate entro metà ottobre nei parcheggi di Via dei Pisoni e di Viale Sant'Ambrogio. È una delle tante novità annunciate dall'Associazione Pendolari di Piacenza ed emerse durante l'incontro con il questore Pietro Ostuni e l'assessore alla sicurezza Luca Zandonella. È stato catturato in Spagna, alle Isole Canarie, il 38enne italiano ricercato in ambito internazionale perché considerato il capo della banda che aveva messo a segno furti milionari di abbigliamento alla logistica di Ponte Nure. Domani sera il Piacenza fa visita al Cesena nell'anticipo di Serie C. Mister Franzini prepara la partita della riscossa con Silla titolare al posto di Cacia, in campo anche Sestu e Marotta. L'intervista al mister biancorosso nel TGL Sport.